But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Excuse me. Ben trovati a tutti i telespettatori di Rete Sole e di Non Solo Sport da Cristina Mancini. La settimana scorsa noi ci siamo occupati di cani, in particolare di agility. Oggi in questo servizio presenteremo un'esposizione molto particolare, un'esposizione internazionale canina che si svolge a Bastia Umbra in provincia di Perugia. Siamo appunto tra Perugia ed Assisi e quello che vedremo in questo servizio sono ben oltre 200 razze provenienti da tutti gli allevamenti d'Italia e anche dall'estero, che ci faranno vedere appunto i cani migliori, i più belli. La manifestazione, l'esposizione è chiaramente organizzata dal gruppo Cinofilo Perugino. Piacere e l'onore di avere qui a Perugia, al centro fiere di Bastia Umbra, un rappresentante di nomina governativa che è il dottor Claudio Pierantoni. Lui è il commissario straordinario dell'ENCI. Allora, commissario, ci vuole brevemente parlare della sua funzione? Dunque, la mia funzione è di stendere il regolamento d'attuazione dello statuto dell'ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e creare questo rapporto fra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed ENCI, che è un rapporto statutario di vigilanza e tutela. Dunque l'ENCI è sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Ministero Politiche Agricole e Forestali. Ecco, quindi una tutela che si estende anche all'importanza del cane di razza. Ecco, perché? Assolutamente sì. Dunque la ringrazio di questa domanda, è molto importante. In un'era in cui si dà molto spazio giustamente all'affidamento e alla lotta contro il randagismo, è però importante secondo me sottolineare il discorso. La funzione dell'ENCI, che tutela le razze canine fra virgolette pure riconosciute, questo in qualche modo è una lotta al randagismo. Da statistica il 2% soltanto di cani di razza vengono abbandonati. Ora ciascun giudice prende l'esame e fa muovere o no i cani a seconda dei criteri che lui ritenga loro. Quanto costa questo cane, questa razza? Sono cani che si aggirano intorno ai 1.000 euro circa. La ringrazio. Lui è un lei, non ci sbagliamo. Non è un cucciolo? Non è un cucciolo, ma sembra un cucciolo date le dimensioni di... Che razza? Norfolk Terrier. Ecco, che razza è questo dolcissimo animaletto? È una razza inglese, è un cane da tana, quindi è un cane che va a caccia. È molto affettuoso? Affettuoso, ma anche di gran temperamento. Ecco, e che tipo di diffusione hanno questi cani? Scarsissima in Italia. Ecco, perché? Perché è una razza poco conosciuta, per il momento speriamo che si diffonda presto. Allora, ripetiamo il nome della razza e facciamo un... Norfolk Terrier. Ecco, una razza bellissima, dolcissima e poi si vede e si presenta da solo, guarda. Grazie. Grazie. Come ha trovato l'esposizione di Perugia, il gruppo Cinofilo Perugino? Ho avuto modo di parlarne ieri, qui nel Rin d'Onore. Devo dire che da oltre 10 anni si svolge questo internazionale a Perugia, organizzata dal gruppo Cinofilo Perugino. Credo che il livello sia altissimo, per partecipazione, per livello zootecnico dei cani presenti, molti campioni, per la presenza di pubblico. Quindi io devo ringraziare il gruppo Cinofilo Perugino che sta lavorando molto molto bene. Allora un esame passato. Assolutamente sì, dal Ministero e dalla Cinofilia. Grazie. Al lupo. Beh,
Bene, cari telespettatori, noi abbiamo cercato di farvi vedere alcune delle razze più belle esistenti oggi, diciamo, in Italia. Sono razze qualificate, razze famose, importanti e cani veramente molto prestigiosi. Alcuni di questi vincono dei titoli internazionali e poi verranno, come dire, venduti magari a degli amanti, degli appassionati. Ecco, io con quest'ultimo servizio vi saluto, vi do un appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo di seguire Non Solo Sport e soprattutto vi ricordo di amare gli animali, di tutelarli e di difenderli. Grazie e arrivederci a tutti da Cristina Mancini.